Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di bussi. Il Ministero infatti contraddice se stesso e non si placa la polemica riguardo l'annullamento deciso proprio dal Ministero dell'Ambiente del bando che aveva assegnato i lavori di bonifica. Intanto il Ministro Costa rassicura che i 47 milioni di euro destinati a togliere i rifiuti inquinanti dai terreni delle discariche 2A e 2B di Bussi e soprattutto a reindustrializzare il sito torneranno nelle disponibilità degli enti abruzzesi. Allora vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il Ministero dell'Ambiente si contraddice da solo e quanto emerge dai documenti scovati dal Forum dell'Acqua riguardo il bando per i lavori di bonifica di Bussi. Oggi il Ministero dell'Ambiente annulla il bando, vinto da una ditta belga, con la motivazione per cui il progetto presentato non soddisfarebbe i requisiti di bonifica. Il Ministero però non è sempre stato di questa idea. Nel 2017 infatti vi fu un ricorso, niente poco di meno che da parte di Toto Holding. In quell'occasione, come si legge nelle carte, il Ministero rivendicò nero su bianco la legittimità del bando. Oggi però il Ministero ha ribaltato la propria posizione, utilizzando proprio gli argomenti di Toto per annullare il bando, quegli stessi argomenti che il Ministero aveva smontato. Il Ministro Costa così sembrerebbe dire tutto il contrario di tutto, considerando che il 23 gennaio 2019, durante una visita in Abruzzo, definì corbellerie le voci riguardo il possibile annullamento del bando e che i lavori sarebbero iniziati entro pochi giorni. Annullato questo bando sollevando delle criticità che da un lato tecnico abbiamo smentito, già carte alla mano non esistono, sono proprio insussistenti, e oggi addirittura divulghiamo una memoria dell'Avvocatura dello Stato scritta per conto del Ministero dell'Ambiente nel 2017, quando c'era un ricorso promosso da Toto, dal gruppo Toto, contro il bando oggi annullato. Ebbene, in quell'occasione l'Avvocato dello Stato difendeva a spada tratta la legittimità della gara e del bando, addirittura smontando gli stessi argomenti che oggi il Ministero usa per annullare la gara. Siamo al teatro dell'assurdo. Appunto, addirittura l'Avvocato dello Stato diceva che il ricorso di Toto era anche infondato per una tardività nel sollevare queste criticità, e stiamo parlando del 2017. Passano 3 anni e il Ministero dell'Ambiente riprende i motivi di Toto, li usa per annullare il bando a 5 anni dalla sua indizione. Veramente incredibile. Qui rischiamo da un lato che la ditta che aveva vinto la gara farà probabilmente ricorso chiedendo molti danni, ma il danno è ai cittadini abruzzesi che si vedono ritardare la bonifica di molti anni, perché si dovrà riniziare da capo, mentre invece avevamo un progetto che prevedeva la rimozione completa dei rifiuti dalle discariche 2 e 2B, quindi la bonifica integrale, che poteva, i lavori potevano partire immediatamente. Bonifica appunto e a capo, quindi, il che fa guadagnare tempo ad Edison, che secondo la provincia di Pescara, il TAR e il Consiglio di Stato è responsabile dell'inquinamento e in quanto tale deve tirar fuori soldi per la bonifica. Ma Edison ha annunciato un ulteriore ricorso in Cassazione. Qualora anche la Cassazione confermasse le sentenze precedenti, sarà Edison a dover riformulare nuovi progetti di bonifica che soddisfino tutti i requisiti, perché annullato il bando, i lavori nel frattempo non partiranno. Così le tonnellate di rifiuti tossici rimarranno lì, sepolte nel cuore della nostra regione, ancora per anni. Lo Stato è competente per il sito nazionale di bonifica di Bussi dal 2008. Sono passati 12 anni e non si muove neanche un chilo di rifiuti. E qualcuno, io spero che la Procura intervenga per chiedere al Ministero dell'Ambiente conto di questi ritardi, perché nel frattempo, mentre noi parliamo, da quel sito escono cancerogeni che vanno verso valle e vanno anche in aria. Intanto i fondi per il sito di interesse nazionale fanno avanti e indietro in modo quantomeno curioso. Dal Ministero dell'Ambiente erano stati misteriosamente ridisegnati a quello dell'economia, ma ora Costa rassicura, i 47 milioni saranno restituiti agli abruzzesi. In realtà dice una cosa che dovrebbe essere ovvia: i fondi non erano nella sua disponibilità per il semplice fatto che il Parlamento nel 2011 ha assegnato i fondi che erano del terremoto, peraltro, alla bonifica di Bussi nel 2011, 9 anni fa. Quindi il Ministro, invece di fare trionfalismo, diciamo così, inutile, dovrebbe spiegare come mai in questi 9 anni questi fondi non sono stati spesi.
Allarme nel mondo della scuola. La CGIL di Teramo infatti ha reso noto che a partire dal 1 di settembre solo nella provincia teramana andranno in pensione 226 lavoratori fra docenti, personale ATA e dirigenti scolastici. La preoccupazione del sindacato è che al rientro a scuola a settembre molti studenti troveranno solo dei docenti supplenti. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. La CGIL di Teramo lancia l'allarme sui pensionamenti nella scuola. L'ambito territoriale provinciale di Teramo ha comunicato infatti che dal 1 settembre 2020 per la provincia di Teramo andranno in pensione 226 lavoratori della scuola, 178 docenti, 45 personale ATA e 3 dirigenti scolastici. Nei giorni scorsi si è tenuto l'incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali con il Ministero dell'Istruzione e l'INPS proprio per fare il punto sullo stato di lavorazione delle domande di pensionamento previste per il prossimo anno scolastico e le domande accolte sono state complessivamente oltre 40.000. Però tra le posizioni per le quali è stato certificato il diritto a pensione solo il 37,6% avrà la certezza del pagamento corretto a settembre e questo rappresenta un problema molto serio. Sicuramente i pensionamenti libereranno posti che saranno utilizzati sia per i trasferimenti che per le immissioni in ruolo. Purtroppo, sottolinea il sindacato, molte sono le classi di concorso scoperte per mancanza di graduatorie sia concorsuali sia ad esaurimento e dunque ci saranno ancora tanti supplenti che parteciperanno al balletto delle nomine e non potranno consentire un organico stabile. È facile immaginare che non tutti gli studenti al rientro il 1 settembre troveranno i docenti incaricati. La CGIL di Teramo chiede per questo interventi sostanziali sulla scuola, un settore pubblico fondamentale per il nostro Paese, al pari di altri diritti sociali, come ad esempio quello alla salute. La scuola infatti garantisce il diritto all'istruzione, un pilastro indispensabile della nostra democrazia e della crescita civile. Andiamo all'aeroporto d'Abruzzo adesso, dove ripartono i voli. Il presidente della SAGA Enrico Paolini e l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo hanno illustrato nel corso di una conferenza stampa la ripresa dei collegamenti commerciali dall'aeroporto d'Abruzzo e le ripercussioni positive nel comparto del turismo regionale. Paolo Renzetti. Assessore Febbo, tornano i voli dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara e questa la notizia, ha detto quella di oggi è una giornata davvero importante. Ma è importante perché dopo il fermo, dopo tutti i problemi anche di natura economici che si sono creati con questo fermo, perché l'aeroporto d'Abruzzo ci interessa come infrastruttura per il turismo, ma non dimentichiamo che l'Abruzzo, ringraziando Dio, è la prima regione del centro-sud come numero di industrie e come numero di occupati e quindi ci serve anche per l'attività economica. Iniziamo con voli importanti che ci garantisce Volotea, ma che ci garantisce anche l'estero con Ryanair. Oggi inauguriamo tutto quello che è la sicurezza all'interno dell'aeroporto, che comunque va data sia all'ENAC ma soprattutto ai viaggiatori. Chi viene in Abruzzo deve sapere che il nostro è un aeroporto oramai controllatissimo, dove c'è il rispetto di tutte le disposizioni per il distanziamento e di prevenzione. Uno scanner, segnaletica orizzontale e verticale ovunque, contenimento delle persone al massimo della capienza dell'aeroporto con spazi esterni di attesa ove fosse necessario quando ci sono più voli e controllo assoluto all'interno dell'aeroporto che tutti indossino sempre la mascherina comunque, perché come sapete è stato tolto il posto vuoto negli aeroplani, quindi bisogna stare vicini a delle persone ed è giusto che questo avvenga con la mascherina e con tutte le misure. Poi le mani, i dispenser, i termoscanner, nel caso in cui qualcuno abbia la febbre verrà allontanato, abbiamo un posto di intervento del 118 e dell'ASL di Pescara e quindi un immediato intervento delle forze sanitarie nel rispetto della privacy della persona e comunque della sicurezza delle altre. Ma il nuovo bando ci stiamo ragionando perché lo abbiamo ritirato, perché chiaramente non potevamo immaginare di poter fare un bando con questa situazione. Oggi stiamo affrontando altre ipotesi buone, perciò dicevo si sta lavorando. Credo che nel giro di 10, massimo 15 giorni potremo concludere altri buoni accordi. E a proposito di ripartenze, adesso ci occupiamo dei cinema. Siamo all'interno del Multiplex Arca di Spoltore. Trovo in collegamento
In diretta Paolo Renzetti, che è compagnia di due ospiti, uno dei quali è stato anche nella sua vita precedente un volto di questa televisione. Tony Zitella oggi invece si occupa di altro, appunto è presidente dell'ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema Abruzzo, e poi c'è Fabrizio Iezzi, che è il titolare appunto del multiplex che ci ospita. Linea a te, Paolo. Grazie Alfredo, un saluto a te e ai nostri telespettatori. Hai già presentato i nostri due graditi ospiti, ovviamente per convenzione, perché oltre a essere un collega ci conosciamo da tanti anni. Con Tony Zitella ci daremo nel corso di questo collegamento, lui mi ha autorizzato del tu, ci daremo del tu anche con Fabrizio Iezzi, che ringraziamo per averci ospitato, perché dal 15 di giugno hanno riaperto i cinema nel nostro paese, ma è il caso di dire, Tony, che le sale cinematografiche della nostra regione sono ancora chiuse. Assolutamente sì, in tutto l'Abruzzo al momento era possibile appunto dal 15 scorso riaprire, in realtà nessuno ha riaperto al chiuso, ci si sta organizzando per il cinema all'aperto, le cosiddette arene, ieri ha iniziato Teramo in tal senso, poi ci saranno altre piazze, una anche qui, poi lo dirà magari Fabrizio Iezzi per quanto concerne l'Arca di Spoltore, poi ci sarà Lanciano, ci sarà un'arena a Vasto, a Sulmona, Corfinio e appunto Teramo invece è già partita. Tony Zitella, i cinema dal 15 possono tornare a lavorare, però ci sono delle problematiche e soprattutto storicamente in Italia in questo periodo si va molto poco al cinema rispetto anche ad altri paesi europei, dove c'è un calo fisiologico nel periodo estivo, però si continua ad andare al cinema in buon numero. Nel nostro paese invece in Italia c'è questa consuetudine. Sì, in una nazione che oserei dire è quantomeno una delle patrie storiche del cinema, c'è questo difetto di percezione da parte della gente. In realtà tutte le sale sono refrigerate, sono comode e in questo periodo, occorre dirlo, sono estremamente sicure, perché abbiamo dovuto lottare sui protocolli con le varie autorità sanitarie, politiche, nazionali, eccetera, ed è uno dei motivi per cui abbiamo anche un po' ritardato le aperture, perché di fatto solo pochi giorni fa abbiamo avuto l'ufficialità per quanto concerne il protocollo. Si potrà venire al cinema in tutta sicurezza, perché è il nostro interesse fare i vostri interessi, e abbiamo la possibilità peraltro di far sì che gli spettatori possano godersi il film senza la mascherina. Si va con la mascherina, come nei ristoranti, come nei bar, nella propria poltroncina con la mascherina, poi la si toglie e lo si vede il film, i bar sono aperti, insomma pian piano ci rimettiamo in moto e crediamo che tra qualche settimana, diciamo a partire da luglio, si ricomincerà a mettersi in moto anche al chiuso. Io vorrei coinvolgere Fabrizio Iezzi, ovviamente anche per entrare un po' più nel concreto, grazie ancora per aver accolto il nostro invito. Si riparte con oggettive difficoltà, ma io farei un passo indietro. Che cosa è successo in questi tre mesi? Perché c'è stato un danno economico notevole per voi titolari delle sale cinematografiche. Vabbè, come tutti siamo stati chiusi e conseguentemente dal 10 marzo nessuna entrata, ma ovviamente anche tante uscite che ci sono state, perché comunque le spese di manutenzione, di corrente, che ci sono anche quando sei chiuso, le spese dei fornitori, quindi è chiaro che il momento è stato difficile. Però dai, guardiamo anche al futuro e guardiamo al positivo. Sostanzialmente possiamo riaprire, come diceva Tony, vogliamo riaprire quando ci sarà anche un prodotto valido. Noi partiremo ai primi di luglio con l'arena qui all'Arca, grazie anche al grande aiuto e al grande sforzo di tutto il centro commerciale, che si è impegnato per aiutarci e farci fare l'arena qui, e probabilmente nella seconda metà di luglio riapriremo anche il cinema al chiuso. Prima di coinvolgere Alfredo Primante da studio per delle domande e delle considerazioni, il messaggio che oggi volete lanciare
fare è molto semplice: si riparte, si riaprono le sale cinematografiche, si potrà andare al cinema in massima sicurezza. Assolutamente sì, ci sono dei protocolli sanitari, il cinema è un luogo sicuro, anche molto più sicuro di altri, perché se ci pensate, tu al cinema sei seduto, non avrai nessuno di lato se non i tuoi familiari o quelli che vivono con te, hai un metro rispetto a quelli che ti sono davanti, hai molta altezza sulla testa, quindi è un luogo chiuso che però ha quasi le caratteristiche di un luogo all'aperto, è assolutamente sicuro per tutti. Alfredo, a te la linea. Sì, ecco, chiaramente abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo un po' accennato anche a come si andrà al cinema, che sicuramente sarà una modalità un pochettino diversa da quella a cui siamo abituati. La mia domanda invece è, per quanto riguarda il prossimo futuro, se doveste chiedere qualcosa alle istituzioni, agli enti, insomma, che cosa chiedereste per poter proseguire la vostra attività e per poter guardare all'autunno e inverno in maniera così più serena rispetto ad oggi? Noi abbiamo chiesto oltre un mese fa un incontro con la Regione Abruzzo, al momento non abbiamo avuto ancora risposta, ma noi siamo fiduciosi che prima o poi questa risposta ci sarà, per avere un incontro, perché possiamo ragionare su quelli che potrebbero essere gli aiuti da parte della Regione Abruzzo, ma non solo discorsi economici finanziari, perché potrebbero esserci anche situazioni che possano stimolare le persone a venire al cinema, magari con dei voucher o cose di questo genere. Quindi l'importante è mettersi intorno ad un tavolo e poi ragionare. Noi che ci lavoriamo quotidianamente per 365 giorni all'anno, poter mettere sul tavolo i nostri problemi, le nostre proposte e magari dalla politica con qualche dritta che potrebbe venire appunto da loro. Sicuramente Tony avrai il polso della situazione anche rispetto alle altre regioni. Ci sono degli scostamenti fra l'Abruzzo e le altre regioni oppure si è più o meno tutti sulla stessa barca? Assolutamente sulla stessa barca, nel senso che al momento hanno riaperto pochissime strutture a livello nazionale, sono peraltro grandi centri cinematografici tipo Milano, Roma, insomma anche di grandi centri, quindi sono pochissime sale che hanno riaperto, il resto appunto sono ancora in attesa, insomma aspettano, anche perché come diceva prima Fabrizio c'è il discorso dei film che mancano. È chiaro che in questo momento i produttori, i distributori non è che sono entusiasti della possibilità di poter dare ora determinati film e quindi anche loro sono un po' in attesa, però già questa situazione fra qualche settimana, per luglio, metà, fine luglio già si riprenderà, poi sperando che sia un circolo virtuoso il tutto riprenderà come prima, perché ripeto c'è la massima sicurezza perché è il nostro interesse innanzitutto e perché è un po' come andare al momento al ristorante o al bar, insomma, quindi non ci sono particolari problemi, gli spazi sono ampi, quindi tutto è possibile per tornare di nuovo a sognare col grande schermo. Paolo, se vuoi concludere questo collegamento. Sì, chiudere il collegamento riascoltando anche Fabrizio Iezzi. Giustamente dicevi, Fabrizio, dobbiamo guardare anche a quello che è il futuro, perché bisogna ripartire, lo si farà in sicurezza. State già pensando, tu hai parlato anche di questa iniziativa dell'Arena qui a Spoltorea, ad altre iniziative anche per l'autunno, per l'inverno, per incentivare ancora di più diciamo, la presenza di persone all'interno delle vostre sale? Sicuramente sì, e ti dico anche che ci saranno delle iniziative a livello nazionale, sicuramente ci sarà una nuova festa del cinema, non sappiamo se a settembre o ottobre, quindi ci sarà un periodo di giorni in cui si andrà al cinema a un prezzo scontato e poi stiamo organizzando tutti insieme una bella campagna di rilancio e di ripartenza per il settore. Dobbiamo stare sicuri, dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo avere i film giusti da proporre al pubblico, perché è nostro dovere avere un'offerta di livello, e ripartiremo sicuramente con un buon ritmo. Io ringrazio dunque Fabrizio Iezzi, titolare del cinema Multiplex Arca, da cui vi abbiamo proposto questo collegamento. Grazie ovviamente a Tony Zitella, presidente regionale dell'ANEC. Grazie a tutti voi, un saluto alla famiglia di TV6. Associazione grazie. Nazionale Esercenti Cinematografici, grazie ancora Tony, grazie a Fabrizio Iezzi, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Spoltore è tutto, linea allo studio.
Grazie ancora, andiamo avanti con il nostro giornale, andiamo a Pescara, la direzione marittima Abruzzo Molise, cambio della guardia, il comandante Donato De Carolis ha lasciato il posto al capitano di vascello Salvatore Minervino. Passaggio di consegne alla Capitaneria di Porto di Pescara. Donato De Carolis non è più il comandante della direzione marittima Abruzzo Molise. Al suo posto subentra Salvatore Minervino. De Carolis infatti ha ricevuto un nuovo incarico a Roma al Ministero dell'Agricoltura e della Pesca. Conoscevo le problematiche, conoscevo anche le potenzialità. Abbiamo lavorato durante questo periodo affinché il porto di Pescara, ma anche altri porti abruzzesi, abbiano un futuro più credibile. È vero che in questi non più tardi dell'estate saranno andati via i lavori della seconda fase per il porto di Pescara, nella speranza che i lavori si completino al più presto e la città abbia quello che si merita. Il nuovo comandante Salvatore Minervino così assume un ruolo delicato, in primis per quanto riguarda l'annosa questione dei lavori nei porti abruzzesi. È una bella sfida, però è già in stato avanzato. Ci sono i fondi, c'è il decreto che ha approvato il primo lotto dei lavori e quindi cercheremo di farli andare avanti quanto più speditamente possibile, perché con la sicurezza dei pescatori, insomma, delle unità da pesca non si scherza, noi dobbiamo assicurargliela in maniera continuativa. E a proposito di porti, ci spostiamo di qualche metro dalla direzione marittima di Pescara nel porto turistico, è tutto pronto per Estatica che, nonostante le problematiche legate al Covid, torna anche quest'anno all'interno del Marina con chiaramente tutti gli accorgimenti necessari e dettati dalla normativa anti-Covid-19 e con un cartellone di tutto rispetto. Vediamo. Torna Estatica al Marina di Pescara, il tradizionale appuntamento del porto turistico che prevede oltre 35 eventi, si terrà con alcuni accorgimenti per il contenimento del Covid-19. La manifestazione, che si svolgerà dal 9 luglio al 31 agosto, è stata presentata questa mattina nel padiglione Beci. Tra gli ospiti di rilievo Filippo Graziani, Roy Paci, Antonella Ruggero e Rossana Casale, che si esibiranno nell'anfiteatro del Marina di Pescara. Nell'ambito di Estatica previsti altri appuntamenti, tra cui Fermenti d'Abruzzo. Abbiamo cercato di fare tutto quello che era nelle nostre possibilità, ma soprattutto abbiamo puntato sulla sicurezza di questo porto. Naturalmente noi abbiamo un rispetto della normativa anti-Covid massimo, abbiamo distanziato tutto quello che si doveva distanziare, abbiamo rinunciato a due terzi dei nostri posti a sedere nel nostro splendido anfiteatro, perché abbiamo pensato che in questa stagione non potevamo interrompere, anzi addirittura avevamo il dovere di farlo. La Camera di Commercio è stata sempre a fianco del Marina e vogliamo che questo porto turistico abbia anche nella parte della cultura, dell'arte, un ruolo importante nella nostra collettività. Presidente, ripartono i grandi appuntamenti al Marina di Pescara, riparte la stagione estiva e questa è già una grande notizia. Spero proprio di sì. Il Marina di Pescara si sta attrezzando per ridare un'estate con tutto il possibile comfort che si riesce a dare alla cittadinanza. In questo momento particolare c'è stato anche il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Abbiamo puntato come Camera di Commercio con l'amico Salce, che è già abbastanza vaccinato di questa amministrazione, in quanto è stato da anni nell'interno della Camera come membro della Giunta e allora conosceva già il sistema del Marina. Con tutta la sua esperienza, la sua volontà, è stato prescelto e sono convinto che farà un ottimo lavoro. E allora andiamo avanti adesso con la pagina dello sport, parliamo di calcio. Nel tardo pomeriggio seduta di rifinitura all'Adriatico Cornacchia per il Pescara in vista della ripresa del campionato domani alle ore 18 contro la Juve Stabia.
Intanto una circolare del Ministero della Salute ufficializza l'allentamento del protocollo per quanto riguarda le partite. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. La quarantena soft è realtà. La circolare emanata oggi dal Ministero della Salute chiarisce quello che le squadre dovranno fare in caso di una positività diagnosticata all'interno del gruppo squadra. Nel documento si fa presente che il calciatore Covid positivo sarà isolato, mentre il resto del gruppo andrà in quarantena precauzionale per 14 giorni all'interno di una struttura, potendo comunque continuare ad allenarsi. Nel giorno della partita da disputare, dopo quel caso di positività, l'intera squadra sarà sottoposta la mattina a tamponi veloci, così da poter avere il responso entro 4 ore. Coloro che saranno negativi avranno l'autorizzazione ad entrare nello stadio per la disputa della gara, al termine della quale l'intero gruppo tornerà nella struttura per proseguire la quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione. La circolare firmata dal dirigente generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Gianni Rezza, elimina dunque il principale rischio per la ripartenza del calcio, cioè l'impossibilità di giocare durante le quarantene, con la forte probabilità di rinvii di diverse partite e l'impossibilità di individuare date di recupero all'interno di un calendario già ingolfato di impegni. Così anche dopo la positività riscontrata al calciatore lagunare Felicioli, è destinata a giocarsi regolarmente la partita programmata per domenica tra Pordenone e Venezia. L'antipasto della Serie B è stato servito già con il recupero vinto ad Ascoli dalla Cremonese, nel pomeriggio l'anticipo della 29ª giornata tra Spezia ed Empoli, domani buona parte del programma del turno con il match dell'Atletico Cornacchia tra Pescara e Juve Stabia, match che a proposito di protocolli testerà quello per l'organizzazione delle partite, che prevede l'arrivo scaglionato di steward, forze dell'ordine, responsabili della sicurezza, tecnici del broadcaster, il limitato numero di giornalisti e fotografi, tutti sottoposti a misurazione della febbre con termoscanner. A seguire l'arrivo degli arbitri e delle due squadre. Per i giocatori del Pescara, rifinitura fissata nel tardo pomeriggio allo stadio Adriatico Cornacchia per riprendere confidenza con il proprio impianto. Prove generali per Nicola Legrottaglie, che sta vagliando diverse soluzioni e, come già riportato in settimana, valuta anche quella dell'1+1 in attacco, rinunciando al tridente. Dirigerà l'incontro Daniel Amabile di Vicenza, che con il Delfino ha un solo precedente, la vittoria di Livorno di fine dicembre, 0-2. 5 precedenti, tutti in Serie C con la Juve Stabia, con ben 4 vittorie delle Vespe e un pareggio. All'Adriatico Cornacchia 5 i precedenti tra le due squadre, con un pareggio e 4 vittorie biancazzurre, le ultime due in Serie B, 2-0 nell'anno 2011-2012 e 3-0 nella prima giornata del campionato 2013-2014. Accostato al Pescara in vista della prossima stagione, il tecnico della Juve Stabia, Fabio Caserta, ha parlato della partita di domani e delle incognite legate alla lunga sosta. Ascoltiamolo. Ma è cambiato parecchio rispetto a un'annata tra virgolette normale. Abbiamo dovuto modificare un po' di cose, ma non credo solo noi della, in questo caso la Juve Stabia, ma tante altre società. Ci siamo dovuti adeguare a tanti problemini, che spero che alla fine questi cambiamenti possano essere alla fine importante e positivo, soprattutto perché non avendo uno storico di quello che è successo e non sappiamo come gestirlo, però speriamo di aver fatto un buon lavoro, questo è quello che poi ce lo dirà alla fine il campo. Sicuramente sono, e dal punto di vista fisico le insidie sono quelle, dal punto di vista fisico e soprattutto il ritmo, che non sarà come magari le ultime partite, sarà un ritmo sicuramente molto più basso, ma la cosa che spero che non ci siano infortuni, perché questo è il maggior rischio secondo me dopo 3 mesi di inattività. Sarà una partita difficile, perché anche il Pescara vorrà fare di tutto per portare a casa i 3 punti giocando in casa, e noi dobbiamo essere bravi ad affrontarla nel migliore dei modi, soprattutto ad approcciarla nel migliore dei modi, perché la cosa più difficile sarà l'approccio dopo tanto tempo, perché è una cosa che ti alleni anche facendo delle partite a tutto, ma una cosa quando ci sono in palio i punti importanti e quando inizia a incidere e decidere le sorti di un campionato, perché alla fine
sono 10 partite giocate in un mese, in 40 giorni, dove ti giochi l'intero anno, e noi dobbiamo essere bravi nelle difficoltà a tirarci fuori da una situazione che ancora sicuramente non ci fa stare tranquilli. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Buona giornata.